Sembra che io avevo rotto il casco, e invece non gli ho rotto il casco. Bah, non la capisco sta cosa. Quando si colpisce la testa, si sente un rumore di casco spaccato. Quindi è una cosa positiva, riuscire a capire quando colpisce la testa, anche solo dal rumore. Ciao Drago. Bene, grazie. Sto cercando di fare i colpi alla testa per far diventare dorato la mia prima mitragliatrice. No, sì, magari. No, non faccio classificato. Mi sono fermato ad appena leggenda. Sto dorando le armi. Io non so se tu hai questa passione di dorare le armi. Non ho letto. Vabbè, allora possiamo dorare le armi insieme. Sappi che io gioco qua su Rust per dorare le armi in uccisione confermata e non confermo l'uccisione. Così la partita dura di più e si possono fare più kill. E beh, è uno dei modi per dorare le armi. Poi Rust iniziò a conoscere tutti gli sponkill. Tutti. Uno, due colpi di testa di fila. Diciamo che si possono fare anche senza mirino i colpi in testa. Ciao Marco. Mi era arrivata una segnalazione di YouTube che avevo infranto il copyright quando ho scritto Buongiorno da Mondello nel video prima di questo. E allora ho detto: non è possibile che io non posso scrivere più giorno da Mondello e che sia un copyright. No, 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 mi sono andato a informare bene. Dice impossibile che io non posso scrivere su un video Buongiorno da Mondello. E no, no, poi ho controllato in pratica. Essendo che io giocavo con la televisione accesa, si è sentito un pezzo di una canzone e di una pubblicità in televisione. E quindi ho violato il copyright senza volerlo. Hanno ragione quelli di YouTube. E infatti ora dovrò giocare con la televisione spenta. Certo che va bene per me. Nella prossima partita entra pure Dragon che sta adorando le armi. Niente, metterò un mirino perché i colpi in testa mi rivengono difficili senza mirino. Non riesco proprio a vedere la testa con questo mio, devo essere molto molto vicino. Vediamo se riesco a fermarli con la macchinina. Ecco, questo l'ho preso. Sentry gun deployed. Sam turret is
Va bene, ora vi invito. Però prima devo mettere un mirino a st'arma, un po' di pazienza. It's a beautiful day. Nice work. Well done. 50 con nemici in testa, bene. E allora mettiamo il suo menino, benedetto. Al posto di che cosa? Un'impugnatura posteriore? Ma sì. Mettiamo il menino. No, al posto di gioco di prestigio. Al posto di gioco di prestigio. Impugnatura posteriore la voglio lasciare. Leviamo gioco di prestigio. Mi pare che era la 78, no, la 69, numero perfetto. Ok, invitiamo i ragazzi in pochi secondi. Rex e Drago, buongiorno ragazzi, si va in partita. Mi manca poco. Calma, stiamo calmi. Sì, vai, vai, tranquillo. Io mi guardo quante kill devo fare in testa. Vediamo un po'. Me ne Ho un mancano problema. una trentina. Dimmi. Allora, nel mio layout, ok, Sì. Bene. io uso quattro dita per giocare. Allora, in alto a destra c'ho la scivolata e il salto e lo sdraio, ok? Io Sì. voglio mettere il tasto per mirare, però senza sparare, solo quello per mirare. Conviene metterlo a sinistra vicino alla leva di movimento. Tu dici? Sì, anche perché se tu ti ci troverai anche bene in Battle Royale. Perché se vuoi soltanto Ma mirare, in alto a sinistra, in alto a destra, in basso a destra, in basso a sinistra lo tieni? io lo tengo. Aspetta, non mi ricordo. Mi pare che è in basso a sinistra o vicino alla leva di movimento a sinistra. Perché tu considera, ti muovi, clicchi lì. Proprio sposti un dito, clicchi lì e spunta il mirino. E poi puoi sparare. E se riclicchi lì, levi il mirino. Secondo me è comodissimo là, però è questione di abitudine. Ad esempio, io avevo il problema che se miravo col destro e poi giravo, non potevo togliere la mira. Vabbè, dai. Ah, beh, certo, sì, ho capito. Buono, ci provo. Vediamo come va. Magari adesso divento il giocatore più forte d'Italia col tuo consiglio. Buono. Ricordati di me quando sarai famoso. I miei fari. Le piramidi. Un buongiorno ad Alexander 808ZR. Un buongiorno all'amico su Twitch. Tutti quelli che passano a visitare. Buongiorno da Mondello. Sì, io faccio proprio una, perché poi devo andare a prendere i panini con la tipa. Con la tipa cosa? Devo andare a prendere i panini. Con la tipa che sarebbe, che si chifi. Colpi alla testa. Non ho capito la tua richiesta. Dice con la tipa, che vuol dire con la tipa? E con la ragazza vado a prendere i panini. Con la fidanzata, vabbè, non l'avevo capito, chiedo scusa. Minchia, Andrea, i termini dei giovani non va bene. Una volta si diceva con la squinzia. Almeno i paninari dicevano così.
Io l'ho aperta la testa, sì, io l'ho aperta. Allora, uno, devo arrivare a 30. Vabbè. Guarda questo come scivola. Beh, abbiamo trovato un team abbastanza preparato all'altro lato. Che ha armosato questo che ha fatto il devasto. Eccoti che sta giocando come un esterminatore. Se vuoi attaccare così. Se vuole fare la nuca ha sbagliato partita, secondo Ma infatti sta morendo, eh. me. Ora l'ho ammazzato, quindi. O se vuole dorarla, ha trovato la partita giusta. Ma dai! Devo prendere solo abilità. Ecco, questo è un motivo perché io gioco solo. Se entro in team mi trova team scatenati. E che cacchio. Oh, c'è il Golia, che bello! Per fare l'arma dorata devo distruggere il Golia. Dove sta sto Golia? Non lo vedo più. No, non riesco a sparare bene con quest'arma. Anche distruggere le torrette è una missione. Fuori uno. Fuori due. Ancora quel Golia di minchia. È ancora vivo il Golia. Adesso Ovvio. salgo. Sono già 37, fra. L'ho visto. Quelli giocano per vincere, io per fare le armi. Per morire. Vabbè, è stata una partita breve. Lo so, lo so. Allora, buon divertimento, con la tipa. Almeno l'hai preso in testa? No, non me l'ha dato. Forse devo mettere Kill House per beccarli in testa. Vabbè, metterò Kill House, che devo fare? Buongiorno da Mondella 065 GVGV. Allora, equipaggiamento. Eh sì, hanno nomi, hanno ID strani qua i ragazzi. No. Iperglicemia. Ah. Vero? Troppi zuccheri nel corpo. Male. Male, male, hai ragione. Quindi adesso cosa faccio? Mi faccio un'iniezione. Ok? Quindi inietto una penna. No, mi inietto delle unità. L'insulina. Una penna. Bravissimo. Marco si sta facendo l'insulina in live. Ascoltatelo. No, mi sto prendendo Ah, ecco. avanti. Ce l'ha. E questa cosa qui, in base a quanto ce l'ho alta, devo moderare il tasso di umidità da inserire all'interno della penna, intendo. Certo, posso immaginarlo. Molto bene. E non è semplice. Vabbè, ma penso che è da parecchi anni che lo fai, quindi dovresti essere abituato. Sì, guarda, quando avevo 2 anni, fa conto, sono più o meno 15 anni che lo faccio. Cioè, oddio, non sempre io, ovviamente, ma Lo posso uso immaginare. tutto. Lo posso immaginare. Allora, io esco, mi lascio giocare. Ah. Ok, alla prossima allora. Aspetta che arrivo. Oh, voglio dire qualcosa, però non espellermi, ok? In che senso? No, capisco, non capisco. No. Dragon è uscito. È furbo, non vuole essere cacciato. Pare di sì. No, vabbè, Povero comunque. Drago. Dragon, io non ti stavo cacciando, era Marco che stava uscendo.
Dragon rientra se vuoi entrare tranquillamente. Nessuno ti caccia da questa sessione. Vabbè, comunque io mi faccio un'uccisione confermata. Cazzarola. Scusa un attimo, devo rispondere a dei messaggi. Vabbè, niente. Su Omelette, un dragon sta giocando con me, un altro in live. Tutti draghi, sti ragazzi. Ha un'estrazione velocissima, ma strabiliante. Tutti draghi state. Devo fare i colpi in testa, ma io miro alla testa e non mi dai colpi in testa. È una cosa abbastanza avvilente. Lanciamo una macchinina a Dodò. Ecco, è morto per i fatti suoi. Eh sì, lo immaginavo che bruciavate il mondo con il fuoco dei draghi. Niente, non riesco a fare colpi in testa. Quest'arma sarà difficile da dorare. No, adorare, da fare dorata, diciamo. Però quando gli spacchi la testa si sente il rumorino che fa splack ed è divertentissimo. Tipo ora. È veramente una sciccheria. Fa proprio il rumore della testa che si spacca, raga, è bellissimo. Cioè non che io sia così cattivo che mi piace sentire le teste che si spaccano, ma è divertente. Ah, una torretta quella. Ma di mortacci mia, mi devo suicidare. Una delle missioni per fare l'FMJ d'oro, devo distruggere le torrette, mi pare. E fermati un attimo. A Palermo non c'è niente, non ce n'è Covid. Il problema è che non è vero e ci stiamo ammalando un po' tutti. La cosa stupida è stata confermare le uccisioni. Spero che il mio compagno di squadra non l'abbia fatto, se no lo caccio. Roberto 7, buongiorno da Mondello.
Comunque posso dirlo, buongiorno a Mondello, che sto qua vicino, abito vicino a Mondello. Tanto arrivano GIF. Buongiorno da Mondello. Non ce n'è Covid. E io proprio col piede alla testa sto facendo con il RAS. I nostri compagni prendono le targhette. Vediamo un po'. È vero, noi ne abbiamo prese 5 e 3 e siamo stati sfortunati, Dragon. Se i nostri compagni sono degli imbecilli, che ci possiamo fare? Dai, che Giuseppe Conte entra di nuovo in partita. Ciao, M. Roberto 7. E non ce n'è scuola. Niente, Dragon si è perso. Dragon è andato a salutare un altro drago in live. Non ce n'è scuola. È come Covid, non c'è scuola, non c'è Covid. Roberto dice da me ancora niente scuola. I vostri compagni sono meglio di me? I vostri compagni sono meglio di me. Poco fa ho fatto 3 kill. Ui, addirittura. Questione di abitudine. Call of Duty è come il latino, va studiato. E io il latino avevo 3 al liceo scientifico, quindi. Che livello sei? Se ti rifinisci al livello sono 100. Se ti rifinisci al rango sono leggenda. Come Will Smith nel film Io sono leggenda, e io sono leggenda su Call of Duty. Solo che Will Smith girava col cane, col pastore tedesco, io giro con i draghi. Ve lo faccio vedere, ecco qua. Sì, ecco qua, Dragon. Ecco. Tutte e due andiamo a caccia di zombie. Finalmente si sente di tanto in tanto. Ok, colpi alla testa. Uno. Mio pr prima, pi prima kill, primo colpo alla testa. No, non male, non male. Questo non me l'ha dato. Antrix, buongiorno. Buongiorno da Mondello. Ormai lo dico a tutti. Ci sei da lontano, non mi serve. Ah, sono proprio smirato a colpire le teste. Sono proprio smirato. Se non è al mio livello, non le prendo. Ecco qua. Puff, colpo in testa. Ora lo fermiamo con la macchinina e gli spariamo in testa. Vediamo se funziona, vediamo. Ha funzionato. Se devo usare la macchinina per ogni colpo in testa, siamo rovinati, raga. Quello si muove come un tarantolato. Dragon sta facendo lo sterminio, mi toglie tutti i colpi. Questo non mi ha dato il colpo in testa. Gli ho bucato il naso e non mi ha dato il colpo in testa. Vediamo un po'. Questo me l'ha dato. È incredibile come i colpi in testa abbiano un rumore diverso rispetto a un'uccisione normale. È strabiliante, veramente. Senti proprio il cranio che si apre, si spappola. I colpi in testa servono per sbloccare la skin d'oro dell'arma che sto facendo, che. Aspetta, anche il C-Com non è male come sì, ragazzi, bisogna sbloccare le skin. Ci sono delle missioni da fare, come i colpi in testa. Fai 100 colpi in testa e sblocchi la skin. Fai l'uccisione a distanza e ti sblocca la skin.
Sblocchi tutte le skin e ti dà la skin d'oro per l'arma. E se le sblocchi per tutte le categorie, ti dà la skin di platino, raga, che è spettacolare. È bruttina quella di platino, ma è spettacolare. Anche perché più avanti metteranno una nuova skin, che è la fine del mondo, ma bisogna sbloccare tutte le skin per averla. Uff, colpo in testa. Quella di platino io ce l'ho. Tu l'hai solo sul coltello. Io quella di platino ce l'ho sui fucili d'assalto e sulle mitragliatrici leggere. Colpo in testa. Ecco, è arrivata una nuke, ragazzi. Buongiorno da Mondello Adambra 063. Colpo in testa senza volerlo. Questo gliel'ho dato il colpo in testa. UAV online. Guarda. Strano che nessuno mi dicesse guarda in questo momento. Se io trovo un'arma per terra che non ho ancora dorato, io la prendo e la uso. Guarda, guarda. Guardiamo. Dragon Boy ha mandato tante emoticon. Vado a firmare oro. Bravo. Ho due colpi in testa con un'arma che non mi serve fare i colpi in testa. Ma sono proprio scemo. Questo me l'ha dato. L'ho lasciato vivere. Mai essere clementi col nemico. Colpo in testa, bene. Da che season giochi, dice Roberto? Dalla season numero 1. Da quando è uscito questo gioco. Prima giocava a Yu-Gi-Oh! Duel Link. Io dalla 8. Ottimo. Non è mai troppo tardi per giocare a Call of Duty. Bella la doppia kill di Dragon col coltello. Un giorno mi metterò a dorare anche il coltello e le pistole, ma non è questo il giorno giusto. Per ora sto facendo. Posso giocare con me? Basta scrivere. Tu shoppi. Ho shoppato solo 2 season fa. Per tante season non ho mai shoppato. Alla fine mi sono convinto e quindi ho shoppato un pass che tanto si rinnova da solo. Dragon ha fatto 31 uccisioni come me. Ma ne ha confermati 11. È Monello. È stato Monello. I draghi lo stanno distruggendo. Allora, scusatemi un attimo. Devo vedere un attimo una cosa sola. Innanzitutto devo mettere il mio portafortuna. Che è la testa. Questa qua. Dragon Boy dice guarda, strano che nessuno mi dicesse di guardare. Boom. Sì, è stata attivata una nuke nella partita, non so da parte di chi. Allora, maestro d'armi, mimetica. Devo vedere quanti colpi in testa mi mancano, ragazzi. Ho quasi finito tutte le skin. 11 colpi in testa. 11 e poi devo fare tutte le uccisioni senza accessori. Che quella sarà la cosa più facile per me. Vai, 11 colpi in testa, ce li contiamo. Dai, che li contiamo. Per chi mi volesse aggiungere, il mio ID è questo. È Andre IT. Per
Prima di mandarmi la richiesta, ditemi chi siete. Non l'accetto a tutti. E se mi dite sto guardando la live, sono io vi accetto, tanto siamo in due. Ma può essere molto noioso giocare con noi perché noi stiamo dorando le armi. E quindi facciamo delle mappe specifiche. Ad esempio, questa è una mappa piccola. Dragunov, un altro drago in sessione. Salve Dragunov. Buongiorno da Mondello anche a te. Comunque, se volete ve lo faccio un video più tardi da Mondello e ve lo dedico. Se volete un video dedica, più tardi vado a Mondello e vi faccio un video da Mondello, dalla spiaggia di Mondello. Ho finito le munizioni. Grazie per il following, non me lo merito. La cosa incredibile è che ho trovato il rust di un nemico. E posso usarlo per fare le kill in testa. Sì, succede che si blocca la live. Non è colpa mia, ma di Omelette, che non funziona benissimo. Ma è strabiliante. Tra poco giochiamo. Aggiungimi. Ho messo il mio ID. Se mi aggiunge, amici, chi sei? Io ti porto in partita. Ti ho followato. Grazie per il following. Ho perso il conto di quante kill in testa ho fatto, quindi devo continuare. Questa me l'ha data però. Ho sentito la testa che si apriva come una noce di cocco. Anche questa. Questa non lo so. No, ma no, dai. Ma dai, ma non ci credo. A chi la dedichiamo questa? A Fulmine 75? O a tutti quelli che si chiamano Dragon? A chi stanno guardando questa live, gli dedico la mia 62esima nuke. Non l'ho mai fatta in questa mappa. Eccola qua, guardate come arriva. O 63esima nuke, non lo so. Sono super giù su quel numero. Questo c'è il Ras, se non mi ricordo male, infatti. Io devo fare le kill con Ras.
Sì, colpo in testa me l'ha dato. Che goduria. Ah. Tira la bomba. Un altro drago. E siete in tanti, draghi. Il ras del mio nemico ha 400 colpi, ma come fa? Come fa? Anch'io voglio un ras con 400 colpi, raga. Che ho sparato? E quando c'è troppo assembramento, meglio usare le lance gravitazionali. Colpo in testa. Forse gli ho fatto 11 colpi in testa, raga, non lo so. Che bello. Che bello. Questo è il tizio con ras con 400 colpi. Io ora glielo prendo. LOL. Allora, io non so quanti colpi in testa mi mancano. Penso che ce l'ho fatta. La mia bella. È finita. È finita, ragazzi. Penso di aver fatto 11 colpi in testa. Ora mi manca l'ultima missione. Quella di fare le kill senza accessori. L'ultima missione sarà una devastazione perché mi lascio, sparerò qualsiasi cosa si muove. Sparerò anche a me stesso se mi vedo allo specchio. Rosario, la mondello anche per te. Ecco, Manco io, sbloccata. Madonna. Grazie per il Invece avevo pure following. chi vuole proprio. Dragonet, 13 uccisioni. Come ha fatto a fare 13 uccisioni? Che arma ha usato? Non ci sono. Niente. Dragon sta parlando con altre persone. Nel frattempo controlliamo le skin e vediamo quante uccisioni dobbiamo fare. King Steve 2, buongiorno da Mondello anche per te. Posso giocare? Certo. Chiunque può giocare, basta che mi manda la richiesta d'amicizia. L'ultima missione è questa. Uccidi 60 nemici senza accessori. Rimuovi tutto. Accessori. Anche tu? sì. Incredibile. Allora mi sarà che mi darai filo da torcere. Mettiamo la mimetica drago? Eh sì, Rosario, deve essere tu ad aggiungermi su Call of Duty. Comunque. Allora Ma cambiamo io ci mappa. sono. Ne mettiamo una più grande, così facciamo più uccisioni possibili. Ok. Sempre senza confermare, così ne facciamo di più. Vamos. Allora, la mimetica Dragon. Sì, ho messo la mimetica Dragon. È una mimetica stile dragone, però l'ho scelta rosa. Il mio ID su Call of Duty è Andrate. Se volete aggiungermi e giocare, avete la possibilità di farlo. Stiamo cercando di fare le armi d'oro, come i Cavalieri dello Zodiaco. Allora, Dragon, Dai, io. chi è che... Forza, forza. Devastazione, devastazione. Il cavaliere dei zodiaci.
Caspita, ne ho uccisi solo due. Secondo me questa è la più divertente da fare, la mimetica, quella di uccidere senza accessori. È veramente fighissima sta cosa. Perché Esatto. non devi colpire da lontano, non devi stare attento alla testa, tutte ste cavolate. Devi stare soltanto attento a non prendere Esatto, devi fare la devastata, ti devi lasciare andare, esatto. E non avere un TCDN Dragon in partita che ti ruba le kill, soprattutto. Esatto. Quello puoi soltanto No. Te l'ho fregata? Chiedo scusa. Sì. Non ho fatto fare ass. Vabbè. Mi sono rimasti 4 proiettili, mortacci tua. E vabbè, prendo l'arma di un nemico e mi faccio uccidere, esatto. Era proprio quello che dovevo fare. Peccato perché in questa mappa ne ho fatte parecchie o nuke. Io ho fatto la mia prima e devo dire che Ma è quella di prima? sì, quella là di Ah, grande. Non me la fa mandare, dice il Rosario. E allora mi dispiace, non so che dirti. Forse devo cancellare qualcuno dalla lista. Mi dicono che non mi possono mandare la richiesta d'amicizia perché forse ne ho troppi. Allora che devo fare? Devo cancellare Dragon che sta giocando con me per far entrare voi. No, ma tu fai il Ah, può essere. Vabbè, ora controllo per fine partita. Sì, può essere che ho troppi contatti per questo. Ora ne cancello un po'. L'elicottero è nostro o loro? Vabbè, niente, ci penso io. Vabbè, no, fra un pochi secondi non c'è più. Aspetta, metto la torretta così lo distruggo. Gioco sempre con la torretta SEM per sto motivo. Ah, può essere, può essere. Devo prendere un'arma. Di farlo arrivare con l'elicottero. Oh, uno sta giocando con l'LK24 d'oro, bellissimo, gliel'ho levato. E lo sto usando io. Mamma mia! Ma l'ha fatta benissimo sta arma, l'ha sintonizzata, l'ha equipaggiata. Ma è un genio sto ragazzo, ha fatto un LK che è dinamite. No, è stato bravo a modificarla st'arma. Hai fatto bene. No, è morto prima. Che bello, ho trovato un HG40. Ma è settato molto male sto HG40.
Alcuni non hanno capito come si sistemano le armi, veramente. Ma scusa, i nostri compagni stanno prendendo il cargo. Com'è questa cosa? Non lo so. Penso che ci voglia almeno un'altra partita per riuscire ad adorare quest'arma. E tu non riesci a finire in tempo. No, perché sono scemo. Io poi quando mi finisco le munizioni prendo l'arma del nemico e gioco con un'altra arma. No, in questo io aspetto che mi ammazza, tantissimo. La partita può continuare. Vero questo, mi dovevo suicidare, anche perché ho trovato un HG40 e io sto facendo anche le uccisioni con l'HG40. E quindi mi è andata bene. Però ho ritardo la durata di questo. Kill. Non so chi, però lo dobbiamo fare. Bella, è finita. Vediamo di far entrare Rosario in partita. Che ci tiene così tanto a giocare con me. Ah. Questo mirino Chi come c'è? si chiama? È figo sto mirino. Forse è il punto rosso 6 dovrebbe essere. Hacker09, buongiorno da Mondello. È da questa partita che non dovevamo vincere, ma... Guarda, un botto Cos'è? di skin, un botto di skin ho sbloccato. Un botto di skin. India. Come hai fatto a mettere l'immagine nella live? Perché sono un abbonato Omelette, ragazzi. E quindi io Esatto. posso mettere le immagini nella live e fare altre cose particolari. Grande. Io sono abbonato da una vita e ancora non capisco. Come funziona, dici? Hacker dice, vabbè, ciao. No, no, è vero. Ci pare che ti prendi in giro. Sono un abbonato Omelette. No, veramente. E chi è abbonato Omelette può scrivere anche così. Guarda. Può Scusa, io scrivere. sono da. Vedi? Posso scrivere anche con le scritte colorate perché sono abbonato Omelette. Ma se non mi credete, mi dispiace. Andrea, io devo andare. Ci vediamo alla Alla prossima. prossima, Sì, alla ho il prossima. telefono. Ciao. Ok, ciao ciao. Allora, cancelliamo la lista amici. Aspetta, aspetta, aspetta. Rimandala fra un secondo. Allora, amici, vediamo chi cancellare. Magari c'è gente con cui non gioco mai. Fatemi vedere. E allora, che abbiamo qua sotto? Gamer House. 7 giorni fa, cancelliamolo. Renix è un amico d'infanzia, quello è mio nipote. Lille chi è? 7 giorni fa. Lillo non lo conosco. Renix, Gabriele, Azzaire, 7 giorni fa. Fuori. Zmark, Gunners, Joker, non lo conosco. Fuori. Assassin Manu, non ce l'ho presente. Ivan è un amico. Ziki, Morris, Pro Gamer, Antonietto, Ninja. Vabbè, li ho cancellati un paio di nomi. Prova ora. Allora, io devo fare 50 kill, raga. Prova ora, perché sto per andare a pranzare, quindi. Il mio ID si scrive con la A grande, comunque. Andre, IT, fai copia e incolla, vedi se te lo dà. Vediamo amici, richieste. Non ho nessun richiesto. Ah no, forse c'avevo il gioco. Vabbè, prova ora. Forse non è l'impostazione, prova ora. Prova ora che ti funziona sicuro. E infatti, c'avevo un'opzione che non mi faceva accettare le richieste. Vabbè. Scemo io. Certo, già fatto, ora ti invito.
Ok, buongiorno Falco nella mia live. Buona partita. Ah, stiamo per andare in uccisione confermata a Rust. Eccomi Salve. E allora, visto che hai il microfono acceso, qua. per chi è collegato, se ci vuoi dire nome, non il cognome, solo il nome, l'età e da quale città giochi. Si può fare. Guarda, io ti dico, io mi chiamo Andrea, ho 40 anni, gioco da Palermo, vicino Mondello. Tu? Allora, ci sta pensando. Allora, mi chiamo Rosario. Rosario, quindi siciliano secondo me. Siciliano. Siciliano. Quanti anni hai, Rosa? 11 anni. 11 anni, Saretto, da dove? Catania, Messina, Palermo, lo puoi dire tranquillamente. Tu non devi dare mai agli estranei Palermo. il tuo indirizzo di casa. Palermo Dico, di Montechiaro. se hai 11 anni devi essere sveglio, quindi non dare mai il tuo indirizzo di casa, ma se ti dico dove giochi, a Palermo. Tanto, Palermo è una città Lo so, però con 6 milioni di per abitanti. me è difficile parlare. Lo so, ti capisco, non Non ti è difficile preoccupare. parlare. Non ti preoccupare, io ti posso dire che abito a Palermo, vicino alla zona stazione Intendo. centrale. Una volta sento. Ah, ok, ho capito. Va, ti sei presentato? Solo perché praticamente è difficile dire un po' di queste cose, dire No, queste cose da parte. non bisogna mai dare le proprie informazioni, ma per vie generali Lo so. si può fare, si può fare. E lo so benissimo. Comunque. Abbiamo in sessione Andrea di 40 di Palermo, Rosario di 11 di Palermo. Vediamo un po' la prossima partita. Cerchiamo di fare più kill possibili senza confermare. Per te va bene? Io riesco anche. Ok. Ah, però io riesco anche a fare vittoria su Battle Royale. Anch'io qualche. Stamattina l'ho Io vinta sono qualche bravo su battaglia. Battle Royale. Riesco, ho fatto 12 kill in una singolo. Complimenti. Ora si va in partita, raga. Ah, ho fatto. Ah, mi dice che non possiamo Ma giocare è successo. assieme. Aspetta, mi stava facendo. Ah, giusto, perché io non ho i download. Perché a me mi si devono fare tutti i download delle mappe. Ho Non capisco capito. per forza. Poi me forza me lo devono fare. E allora metto un'altra mappa. Metto Ok, un'altra si è mappa. fatta. Ho fatto i Ok. downloader, sappiamo. Ok. Ok, ciao Fortuna. Davide. Quindi Dragon Boy si chiama Davide. Ah, d'accordo. Allora, io posso giocare solo Oh, questa partita? parlarmi. Sì. Non so, però non so se sono abbastanza forte con le mie. Vabbè, non è importante essere forti in questo gioco. L'importante è divertirsi. E a me mi mancano poche kill per far diventare il Rust tutto d'oro.